Nato a Forlì da Mauro e Nais, Stefano Bettarini trascorre l'infanzia tra Buonconvento e Siena, città d'origine dei genitori. Dal 1998 al 2008 è stato sposato con Simona Ventura, da cui ha avuto due figli. La coppia si è separata nel 2004 e ha divorziato nel 2008. Esordisce in televisione nel 2005, da inviato, nella seconda edizione del reality La Talpa. Nel 2009 partecipa alla campagna pubblicitaria di Eminflex. Nel 2016 partecipa al Grande Fratello VIP, classificandosi al quarto posto, venendo eliminato con il 63% dei voti. Stefano Bettarini, nonostante la separazione dalla sua ex moglie Simona Ventura, è riuscito a mantenere un ottimo rapporto con i suoi due figli che ama più di qualunque altra cosa. Ho fatto sempre tutto che potevo fare per loro. Non mi sento di essere un padre non presente. Solo loro sanno la verità, racconta Stefano durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello. Tuttavia, proprio il primogenito Nicolò è stato vittima di una terribile tragedia a causa della quale ha seriamente messo a rischio la propria incolumità. Nel 2018, il giovane è stato aggredito con una coltellata, calci e pugni da alcuni coetanei fuori ad un locale di Milano. Un amico è venuto a suonare il campanello. Guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita. L'hanno accoltellato all'uscita di un locale. In quel momento ti passano mille cose per la testa, ha raccontato Stefano.